Qualcosa si è rotto in Francia, o almeno così è sembrato per un attimo dopo la redata che ha coinvolto 10 ex terroristi rossi. Una cortina sembrava essere stata squarciata, quella che per 40 anni, grazie al presidente francese Mitterrand, ha tenuto ben nascosti gli ex terroristi degli anni di piombo fuggiti dall'Italia. I 9 degli ex terroristi bloccati faranno tranquillamente ritorno nelle proprie abitazioni questa sera. Per ognuno di loro il giudice ha deciso vari gradi di libertà vigilata, che vanno dall'obbligo di firma all'obbligo di essere presenti in casa in certi orari. Tutto questo in attesa dell'inizio delle udienze davanti alla Chambre de l'Instruction per la richiesta di estradizione da parte dell'Italia. Sia Bergamin che Ventura, 2 dei 3 terroristi rossi sfuggiti alla retata di ieri, si erano consegnati alle autorità francesi. Dei 10 ex terroristi di sinistra colpiti da mandati di cattura resta irreperibile Maurizio Di Marzio. Luigi Bergamin, ex militante dei proletari armati per il comunismo, è chiamato a scontare di 16 anni e 11 mesi di carcere con l'accusa di essere stato l'ideatore dell'omicidio del maresciallo Antonio Santoro, capo degli agenti di polizia penitenziaria, ucciso a Udine il 6 giugno 1978 da Cesare Battisti. L'8 aprile per Bergamin sarebbe scattata la prescrizione, ma i termini sono stati interrotti dal magistrato di sorveglianza milanese Gambitta, che ha dichiarato Bergamin un delinquente abituale. Il legale di Giovanni Ceola, con il quale Bergamin si è presentato al Palazzo di Giustizia, ci ha tenuto a precisare non è scappato, ma semplicemente ieri mattina non era a casa. Quando ha saputo che era ricercato, ha deciso di costituirsi. Adriano Sabatin ha commentato così: una buona notizia, si è costituito, vuol dire che ha capito ed è una missione. Silvio Raffaele Ventura è stato messo in libertà sotto controllo giudiziario. Ventura, 72 anni, originario di Varese, ha fatto parte dell'organizzazione eversiva Formazione Comuniste Combattenti e dal 31 gennaio 86 è cittadino francese. Deve espiare la pena di 24 anni e 4 mesi di reclusione per l'omicidio del brigadiere di polizia Antonio Custrà. Nei confronti di Ventura sono stati contestati reati di banda armata, rapine e detenzione, porto illegale di armi. Suoi legali smentiscono: Ventura, di professione regista, dicono non è mai stato membro delle PR, ma del movimento di estrema sinistra Autonomia Operaia.